Questo è il periodo clou, il periodo di tutti i preparativi dove tutto viene affrontato nella meticolosità del dettaglio. Oggi appunto iniziamo con il primo momento, che è quello della scinnuta dell'addolorata, dove appunto l'addolorata viene scesa dalla sua cappella, dove viene custodita tutto l'anno, per essere intronizzata appunto sul fercolo che poi andrà in processione durante appunto la processione cittadina del Venerdì Santo, e faremo questa sera tre giri all'interno della chiesa, ovviamente accompagnati con la liturgia, con la preghiera e anche con il tocco delle marce funebri, che ovviamente in questo periodo danno il loro tocco un po' particolare, abbastanza mesto di quello che è poi la Settimana Santa. Io vi chiedo di partecipare a quello che è il primo Venerdì Santo di Palermo dal punto di vista storico, perché ricordo che la confraternita di Maria Santissima Addolorata della Soledad del Porto e Trasporto nasce nel 1590 ed è il primo Venerdì Santo ufficiale di Palermo, della città. Quindi abbiamo oltre 420 anni di storia, con l'esattezza 429 anni di storia. Quindi diamo appuntamento a tutti i devoti e fedeli con la storia, con la devozione e con la cultura. Giorno 18 appunto per il Giovedì Santo, per la funzione che sarà qui con la lavanda dei piedi, appunto la messa in piena Domini, e poi con la processione, che è il momento culmine, il momento cruciale, che è giorno 19 aprile alle ore 17:30. Oggi, 5 di aprile, abbiamo iniziato con il portare giù la statua della Madonna, l'icona della Madonna, dell'Addolorata, e quindi inizia la preparazione a questa celebrazione della Pasqua in modo intenso. Il tempo di Quaresima ormai volge al termine e quindi questi preparativi sono ormai verso la conclusione. Il Triduo Pasquale sarà il cuore di tutto, preceduto dalla Domenica delle Palme. Sapete che quello è proprio l'ingresso alla Settimana Santa, e poi il Triduo sarà il culmine di questa settimana. Il giovedì, dove celebreremo il dono dell'Eucarestia, il dono del sacerdozio, il dono del Comandamento Nuovo, e poi adoreremo il Signore Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Eucarestia. Il venerdì, giorno in cui quello che è annunciato nell'Eucarestia dell'ultima cena è poi vissuto sulla pelle e sul corpo il sangue di Gesù, la sua passione e morte, e poi il seme caduto in terra che muore dà frutto, e la resurrezione, la Pasqua, la veglia pasquale e il giorno della Pasqua sarà la grande festa della vita che vince sulla morte. Allora tutti auguriamo che questo cammino che conclude la Quaresima e che ci fa vivere il cuore della nostra fede sia vissuto bene, intensamente, e che entri nella nostra vita e che la nostra vita entri nel mistero di Cristo Salvatore. Auguri, buon cammino a tutti.